Roberto Fico! Grazie, grazie a tutti. E il primo ringraziamento va a voi per essere venuti qui a Imola e averci regalato altri due giorni straordinari, meravigliosi dove ci siamo incontrati, dove abbiamo parlato abbiamo parlato questa mattina dei meetup, in tutti i gazebo, con tutti i parlamentari, consiglieri regionali voi che avete dato un euro per riuscire a far sì che questa manifestazione fosse qualcosa di reale e ci siamo di nuovo ritoccati qui sotto questa pioggia che va bene anche con la pioggia e sono due giorni che sono... Stati e sono straordinari. E quindi io volevo di cuore ringraziarvi per essere ancora qui sotto la pioggia e crederci come ci crediamo noi. Parliamo di informazione. Informazione è una parola che oggi forse non significa neanche più niente, non è più comprensibile. Oggi abbiamo. Facebook, abbiamo Twitter, abbiamo i telegiornali, abbiamo Google ⁇ L'informazione oggi è tutto il contrario di tutto. Non si comprende più, non si arriva neanche più ad analizzare bene le fonti. È tutto veloce, è tutto gestito dal mercato magari pubblicitario. E allora è proprio in questa condizione che si dovrebbe inserire il servizio pubblico. Le televisioni che cosa producono? Le televisioni private producono non contenuti producono consumatori, quello che noi siamo, consumatori. Il servizio pubblico dovrebbe produrre invece un cittadino di maggiore qualità, con una visione del mondo diversa, che dà delle opportunità anche di connessione con idee differenti e quindi dà un'opportunità sul mondo. Questo è molto importante, perché se abbiamo un servizio pubblico che produca che stimoli un cittadino di maggiore qualità e quindi intrattiene con qualità, informa con qualità e connette con qualità, allora avrebbe forse un senso a quel punto pagare il canone. Ma se noi dobbiamo pagare il canone per avere al salotto di Vespa i Casa Monica e trattare la mafia come se fosse e trattare e trattare la mafia, la mafia salottiera, la mafia che fa ridere, quando invece Roma versa in una situazione terribile, con la corruzione fino nell'ultimo appalto, con le cooperative, gli imprenditori, i politici, il partito democratico e la mafia si tratta in quel modo nel salotto di Vespa. E allora è chiaro e legittima poi la domanda. Perché dobbiamo pagare il canone? Il canone si paga se la televisione pubblica è indipendente ed è libera, perché il servizio pubblico che non è libero non è servizio pubblico e allora non serve più a nessuno. Ci informiamo in un altro modo, facciamo in un altro modo. Ed è per questo, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle, io, abbiamo presentato una legge. In in Parlamento una legge che si chiamava riforma della RAI e si chiamava così perché riformava il meccanismo di elezione del Consiglio di amministrazione e finalmente sarebbero andate persone indipendenti con comprovato merito tramite curriculum con comprovata indipendenza avevamo detto che chi aveva fatto il parlamentare negli ultimi sette anni o aveva avuto incarichi di governo negli ultimi sette anni Oppure aveva avuto incarichi nei partiti politici, non poteva diventare consigliere di amministrazione della RAI. Ci sembrava un qualcosa di normale, di naturale, perché questo è un conflitto di interessi alto come un grattacielo e dovevamo affrontarlo e l'abbiamo affrontato con la nostra legge. E ci hanno bocciato tutti gli emendamenti perché vogliono le mani libere per rioccupare la RAI. In questo momento, alla Camera dei Deputati è in discussione la legge del governo. Vi ricordate? Non voglio nominarlo, quella persona che oggi è presidente del Consiglio quando fece la conferenza stampa sulla RAI dicendo che la voleva liberare dai partiti. Dicendo... Diceva. Diceva così: questa persona, libereremo la RAI dai partiti, dalla lottizzazione. E allora è molto semplice, vai a prendere il testo di legge di questa persona e c'è scritto che il nuovo amministratore delegato della RAI sarà nominato dal governo senza nessun tipo di cuscinetto, questo vuole fare questa persona e questo tipo di legislazione l'hanno solo due paesi, la Moldavia e l'Ungheria che hanno avuto i richiami dalla comunità europea perché è una legislazione autoritaria che contravviene all'idea stessa intrinseca di servizio pubblico. E noi la settimana prossima, da lunedì, saremo in aula a combattere punto per punto, emendamento su emendamento, e non abbiamo paura di niente e di nessuno, fino all'ultimo, fino all'ultimo. A luglio in commissione, l'ha detto prima Max Bugani, siamo riusciti a nominare... Per la prima volta una persona libera, indipendente, che si occupasse di prodotto editoriale, che è Freccero. Freccero non ha niente a che vedere col Movimento 5 Stelle. Quando l'abbiamo chiamato per chiedere la sua disponibilità, la prima cosa che gli abbiamo detto è questa. Noi non dobbiamo avere nessun filo che ci lega. Tu rimani la tua indipendenza, devi fare il bene della televisione pubblica perché significa rispettare i cittadini che pagano il canone per un servizio pubblico. Questo gli abbiamo Nessuno mai l'ha ricevuta da un partito politico. E adesso lui sta cercando di fare il bene del servizio pubblico e dei cittadini, non certo del Movimento 5 Stelle, che appena, appena va in trasmissioni tipo Ballarò e fa due interviste con il conduttore, il PD a Zaliscudi quando. Quella persona che non voglio nominare è in tutte le trasmissioni 24 ore su 24 ed è segretario del Partito Democratico e presidente del Consiglio. E sfrutta, e sfrutta, e sfrutta questa, questo doppio incarico per bypassare le leggi che governano la par condicio e chi sfrutta, chi è un furbo, chi è un opportunista, lo è sempre in ogni settore, in ogni cosa che amministra, in ogni cosa che fa e così l'informazione dovrebbe essere ciò che racconta una verità, una verità e vediamo invece che Renzi dice ah l'ho nominato, che questa... <ride> facciamo finta di niente, <ride> questa persona dice che abbasserà le tasse, poi vai a leggere il DEF, il documento di economia e finanza che ha fatto il governo e sopra scopri c'è scritto che le tasse fino al 2017 aumentano. Vi rendete conto? E allora l'informazione, quella pubblica... Quella vera, quella di qualità dovrebbe raccontare tutto questo, raccontarlo bene, raccontarlo in modo forte, far vedere le varie verità, le varie parti di una storia. Una conferenza stampa non viene riportata così com'è, deve essere studiata, analizzata, bisogna vedere che tipo di cose sono state dette all'interno e se ci sono bugie bisogna sbugiardare subito, subito. Questo, questo è il ruolo del giornalismo, dei giornalisti, dei giornalisti veri che combattono ogni giorno per combattere la mafia, che hanno le intimidazioni e ce ne sono tantissimi perché fare il giornalista è un mestiere meraviglioso, stupendo e allora dovrebbero avere tutti la coscienza di ribellarsi, di non essere servi di un potere che non rappresenta più nessuno, servi di un sistema che non rappresenta più niente e più nessuno. Bisogna volare alti, bisogna andare oltre. Però tutto quello che vi ho detto adesso appartiene a un modello culturale, a un modello culturale che persiste ed esiste in questo Paese, in questo momento, in questa Italia. Ed è un modello culturale di cui tutti facciamo parte. La lottizzazione i partiti l'hanno sempre fatta, ma non solo nella RAI, l'hanno fatta in ogni tipo di sistemi in ogni tipo di settore e in qualche modo le persone gliel'hanno permesso, Sono, siamo stati un po' tutti complici a volte dall'università, dalla sanità, da varie imprese, dalle varie aziende partecipate, siamo stati tutti dei complici su questo e allora noi dobbiamo cambiare riferimenti, modelli culturali, valori. Io sento spesso che ci diciamo anche tra di noi qui ma perché non vi candidate le facce più note a Roma, a Napoli, a Milano e noi diciamo sempre no 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 perché se tu deroghi di nuovo un'altra volta ai nostri valori, ai nostri principi, a quello che siamo è derogato a tutto ed è tradito il Movimento 5 Stelle, è tradito i cittadini e questa è, questa, è la cosa che non dovremo mai fare, mai fare perché i partiti, i partiti politici non hanno incominciato tutti male, male, grandi valori, grandi ideali e poi piano piano, a poco a poco, un compromesso al ribasso alla volta sono cambiati. E il cambiamento è negativo, non avviene ogni. non avviene in un giorno solo, avviene magari in cinque anni, in dieci anni e goccia dopo goccia sei cambiato. Ti sei girato indietro e dopo dieci anni non sei più lo stesso. E ti ritrovi un partito permeabile alla corruzione, corrotto, che prende sempre più rimborsi elettorali, che non se ne frega del referendum dei cittadini, che ci considera solamente elettori e non più persone. Questo sono diventati. E noi dobbiamo stare molto attenti a non diventare lo stesso. È questo che dobbiamo pensare ogni volta alle cose che facciamo. E quando diciamo. No ai rimborsi elettorali, pure se oggi potevamo organizzare 100 Imola, è perché non vogliamo derogare i nostri valori ai referendum che sono garantiti dalla Costituzione, non vogliamo che persone note si candidano nelle città perché dobbiamo portare a termine un mandato parlamentare. E non, e non deroghiamo a nessun tipo di valore e nessun tipo di principio. Basta derogare una volta e hai distrutto il Movimento 5 Stelle, hai distrutto i sogni, hai distrutto la passione, hai distrutto le idee e noi questo non lo permetteremo mai. Noi non lo permetteremo e voi non dovete permetterlo sui territori. Sui territori. Le vostre riunioni che fate con i meetup sono favolose, sono straordinarie, ma non pensate mai, mai. Che la società sia qualcosa di esterno a voi, mai. La società siamo noi, siamo noi tutti insieme in quel momento e se noi in quelle riunioni, in quelle assemblee, in quelle riunioni sui territori non riusciamo a costruire la società che vogliamo essere, non potremo poi costruirla in Parlamento, nel Consiglio Comunale o altrove. E allora se noi riusciamo in quelle riunioni, in quelle assemblee a costruire la società che desideriamo, che bramiamo, che vogliamo, allora possiamo costruirla ovunque, nessuno ci può fermare. E questa responsabilità è una responsabilità di tutti. La responsabilità individuale oggi corrisponde esattamente alla responsabilità collettiva. E se ci crediamo fino in fondo, tutti insieme, ogni giorno che lavoriamo, che ci muoviamo, ogni giorno che... Che viviamo che facciamo le riunioni e allora sarà sempre un giorno più bello rispetto al giorno precedente io vi saluto e coraggio per l'ennesima volta stiamo andando avanti roberto fico